Ennesimo atto vandalico a Sala Consilina, questa volta ad essere prese di mira sono state le giostrine di via Mezzacapo nel parchetto adiacente la chiesa di Sant'Anna, un luogo frequentato tanto dai bambini e da poco riqualificato grazie al contributo dell'associazione Antonio Finamore e dell'amministrazione comunale. Il parco giochi ha subito nella notte tra sabato e domenica un atto vandalico che ha portato addirittura allo sradicamento di alcuni giochini. Dure le parole dell'amministrazione comunale salese che condanna il gesto in quanto colpisce non solo i bambini, hanno sottolineato dal comune, ma tutti noi che siamo chiamati ad essere custodi del bene comune e induce tutti a rinnovare la sensibilizzazione verso il rispetto del bene comune che deve essere lasciato a coloro che verranno dopo di noi nelle stesse condizioni in cui lo abbiamo trovato. Significative anche le parole dell'associazione Finamore che attraverso Serenella Cestaro ha sottolineato come questo gesto sia solo un'occasione che spinge l'associazione a fare di più e a fare meglio. Noi non rispondiamo con rabbia ma con gentilezza, noi mettiamo i fiori nei vostri cannoni, hanno dichiarato. Presto ripristineremo tutto e sensibilizzeremo per rispondere con la gentilezza.